ragazzi, scusate intanto il ritardo, perché qua siamo ritornati dalle vacanze e il lavoro mi si è moltiplicato. Fin qui tutto bene, ma non ho tantissimo tempo per poter fare tutto assieme, no? Quindi devo trovare il tempo, ragazzi, anche se ho tantissime puntate nuove da dover pubblicare, perché sto macinando idee, ho fatto delle ricerche e voglio perlomeno mettere un po' di tasselli davanti agli occhi di tutti. Alcuni già ce li hanno, però sarebbe bello metterli in ordine perché inizia ad apparire un disegno malvagio che abbiamo sotto gli occhi ma frammentato, quindi molta gente non se ne accorge. Detto questo, che saranno puntate successive, adesso parliamo di una cosa importantissima. Siamo nell'Uroboro. Secondo me, siamo nell'Uroboro. Perché siamo nell'Uroboro? L'Uroboro è il Jormungandr, che è una creatura mitologica creata, caduta sulla Terra assieme a Prometeo, o creata da Prometeo quando creò gli esseri umani, che creò la serpente, il serpente, che poi sconfisse nella mitologia Thor. E questo serpente fa il giro della Terra e separa la Terra dai ghiacci. Allora, vediamo intanto nella mitologia nordica come viene rappresentata la Terra, la cosmologia nordica, come una terra con cupola, come in tutte le altre cosmologie ebrea, indù, maya, azteca, hopi, eccetera eccetera, tutte uguali. Però è interessante, siccome questa, la nordica, rappresenta anche l'Uroboro, noi vediamo l'Uroboro qui, un anello che separa una terra con l'albero della vita dai ghiacci, dal resto della terra, dal mare, no? E secondo i nostri concetti, secondo i nostri studi e interpretazioni delle mappe e dei documenti del passato, più la scienza falsa che non dimostra quello che noi vediamo con i nostri occhi, possiamo dedurre che sì, che siamo sotto una cupola, no? Con questi le condensazioni delle nuvole e la questi le stagioni e il clima generato in una biosfera chiusa, no? Tutte le forme di vita generate da un sistema chiuso che funziona da solo e che a quanto pare è coperto. Quindi, detto questo, questo è l'Uroboro, il Jormungandr. D'accordo. Qualcuno di voi ha visto Snowpiercer? Snowpiercer è un film fatto qualche anno fa, un po' post-apocalittico così. Racconta di un treno in un futuro distopico. Un treno deve fare il giro, vi racconto la storia un po' così, magari sbaglio qualcosa, io lo sto vedendo. E deve fare il giro della Terra, tipo senza fermarsi, per generare energia, non lo so, per mantenersi attivo e per mettere la vita all'interno del treno, perché nel mondo non si può stare più, è tutto congelato. Quindi questo treno gira attorno ai ghiacci, sui ghiacci, circondato dai ghiacci. Un treno che fa il giro, un uroboro, e dentro ci sono persone. D'accordo. Nel film c'è un po' di fantasia e sempre la separazione tra ricchi e poveri, per classi sociali, per vagoni, no? Fino all'ultimo, dal primo all'ultimo si vanno impoverendo, con pene severe e leggi classiste. Però la cosa interessante non è la trama inventata, se non l'allegoria, la metafora, il paragone tra questo treno serpente tra i ghiacci sulla Terra
è il Jormungandr, o l'Uroboro, che è tra i ghiacci. Cioè, se facciamo un po', usiamo il senso comune, vediamo che il serpente è tra i ghiacci del polo nord e i ghiacci del polo sud, e noi saremmo qua, no? Anche come, dove è il serpente? Perché noi non possiamo accedere né al polo nord né al polo sud. Ricordiamo che per la mitologia antica l'Uroboro si fa così grande da arrivare a mordersi la coda, quindi diventa tipo un anello, un tubo che impedisce agli umani di uscire, che protegge la terra, ma in questo caso non hanno specificato che terra, ma guardando la cosmologia è che sta proteggendo il polo nord, Asgard. Adesso guardiamo la forma della terra nelle mitologie antiche, è tutta fatta per circonferenze concentriche. L'Atlantide è questa. L'Atlantide non è quella che scrive Platone, che dice di aver scoperto da Critias, che l'ha saputo da Solone in Egitto, quando poi scopri che Platone è parente lontano di Poseidone, quello che in teoria avrebbe creato l'Atlantide. Quindi storia falsa. E a me sembra che viviamo sull'Atlantide in un anello esterno al centro, si racconta nei libri antichi, e mi sembra nelle Metamorfosi di Ovidio, però non voglio, di sicuro ne parlo in un reset passato, poi tra tanti libri che leggo, mi sembra che era nelle Metamorfosi di Ovidio, si parla di come prima di questo disastro, della caduta dell'Atlantide, l'Atlantide fosse sviluppata per caste, per classi sociali, dal centro si andava allontanando dal centro la... Mentre ci si allontanava dal centro, più ci si allontanava dal centro, più le classi si abbassavano, no? Al centro vivevano i potenti, il dio, il re, Poseidone. E si dice che al centro ci fosse un nucleo, una città nucleo, coperta e invisibile, cioè protetta da una specie di energia che la rendeva invisibile. Era come una città perfetta, dove il resto dell'Atlantide non ci poteva accedere, a parte il fatto che nemmeno altri popoli potevano accedere alla stessa Atlantide dalla cintura esterna, per come era disegnata, e mi sembra la nostra terra. Adesso, cioè, la mia ipotesi è che siamo proprio noi sull'Atlantide, non nel mar Atlantico, nell'oceano Atlantico, come si sono inventati l'Atlantico e come se è uscito il Pacifico solo poche centinaia d'anni fa. E le mappe antiche ci parlano di un solo mare centrale, che era il mar Mediterraneo, Mediterra. Allora io inizio a sviluppare delle ipotesi un po' diverse, come non è che questo Uroboro alla fine dei conti è il toroide, perché l'Uroboro è tra i due ghiacci, d'accordo, per la mitologia, cosmologia ebrea, che un'altra versione della cosmologia antica che è uguale per tutti, noi siamo su una terra con il firmamento su una cupola sopra l'oceano degli oceani, l'oceano del paradiso, e poi il paradiso con un buco, rappresentano sempre un buco centrale della Via Lattea, del passaggio, come dicono loro, per il regno dei cieli, no? Poi se guardiamo da un'altra prospettiva la cosmologia antica, vediamo se ce l'ho qua, non mi dire che l'ho buttata, non l'ho buttata. Vediamo se ce l'ho nella spazzatura. Dov'è la cosmologia antica? Qui, no? La cosmologia ebrea, per esempio, questo dicevo è il cancello del paradiso. Quindi ci rappresentano come due cupole. Questa è la nostra terra, qua c'è il mare che ci separa dal recinto dei ghiacci, dalle montagne. Questa è la nostra terra, scusate. Qua è il primo recinto. Il mare che circonda la nostra terra è separata poi dalle montagne che sarebbero, secondo me, queste, quelle dell'Antartide, del polo sud, che è l'anello di ghiaccio che circonda la terra. Poi di nuovo mare,
e poi altre montagne da cui parte il firmamento. Per questo noi, se andiamo al Polo Sud, non vediamo direttamente così vicino niente che possa sembrare un muro. A parte il muro di ghiacci, dico, una cupola o qualcosa di molto più grande, finito, no? E si vede molto bene che noi siamo qui. Non siamo qui, se non qui, primo anello, acqua, le mura dell'anello di ghiaccio, secondo anello, altre mura con la cupola, no? E poi la cosa interessante è che c'è una cupola, poi l'acqua, e poi di nuovo un'altra chiusura, rappresentano un'altra chiusura, tipo due cupole, no? Un'altra chiusura dove poi è isolato. L'acqua fa come da, è come in un intercapedine che totalmente sembra una macchina elettromagnetica o qualcosa che funziona con elettricità. Sembra veramente un macchinario la Terra. E cosa volevo dirvi? Adesso applichiamo l'uroboro al toroide. L'uroboro si trova tra i due ghiacci, come il Snowpiercer, il film distopico. Parla di questo treno che va tra i due ghiacci, non i ghiacci. Su una Terra, noi facciamo una proiezione su questa mappa che è la cosmologia antica nordica, rappresenta. Quindi noi siamo in Midgard, noi siamo nell'Uroboro, in questo campo energetico, non possiamo uscire e non possiamo vedere né l'esterno, il polo che chiamano sud, l'Antartica, il muro di ghiacci, non possiamo nemmeno vedere il polo nord, perché per militari, per leggi, non ci fanno accedere. Quindi, si è parlato di Asgard, si è parlato dell'Atlantide, si è parlato di Agartha, si è parlato di Tomorrowland, dove finiscono gli Avatar, dove vorrebbe andare a vivere, o forse ci vive già Walt Disney, in un altro mondo isolato come l'Atlantide negli scritti dal resto del mondo, l'Asgard isolata da Midgard. E come isolata? Perché non la vediamo? Perché non vediamo l'albero della vita di cui tanto parliamo tutti? O la montagna magnetica, la Rupes Nigre? Perché non vediamo un sole nero al centro della Terra? Perché tutte queste ipotesi non riusciamo a vederle? Cioè, non possiamo andare nel Polo Nord, ma non riusciamo nemmeno a vedere qualcosa che spunta da lì, cioè... Se stiamo calcolando alberi enormissimi di 60 km sulla Terra e si parla di un albero della vita che era esponenzialmente più grande e poi è stato rotto, forse comunque è rappresentato anche come una montagna magnetica, perché non vediamo questa montagna bestia? Perché vediamo solo luci nel Polo Nord, non vediamo la montagna magnetica. Beh, allora volevo arrivare qua. Perché siamo in un toroide, non siamo in una cupola, ma siamo nel primo anello creato da un campo energetico che ci isola dall'esterno e dall'interno. Noi siamo qui, nel centro, quindi al Polo Nord che inizia qui. Non abbiamo accesso e un campo energetico ci impedisce proprio di vedere quello che c'è dentro. E l'albero della vita o la montagna magnetica è qui dentro, è proprio in questo spazio vuoto, come vorresti chiamarlo, che si forma quando si genera un toroide che isola il centro dal resto. Il passaggio qui è netto, tra l'altro velocissimo sarebbe. Adesso qui dentro, secondo me, e ne sono quasi convinto, esiste e ci vive una razza che viveva nell'antichità sulla Terra, o ha parassitato, comunque sia, ha vinto una guerra scorretta, ha nascosto con i gesuiti e con la storia, ci ha inventato il Vaticano e ci ha inventato i governi, ci hanno dato compiti da svolgere, ci hanno dato un'alimentazione che ci ammazza o ci inferma, come si dice, ammala,
dobbiamo essere curati mentre lavoriamo, non abbiamo il tempo di pensare o di sopravvivere. E adesso che ci siamo moltiplicati, sta per arrivare il nuovo reset perché la gente si è svegliata, perché hanno generato una popolazione con Prometeo, con Noè, con il nuovo diluvio, con il reset passato, il vecchio diluvio, scusatemi, hanno generato una popolazione di stolti, stupidi, mischiati geneticamente con creature possibili, con creature capaci e creature incapaci, hanno creato un uomo medio stolto, medio intelligente che potesse lavorare per loro con buone capacità fisiche. Gli è salito, come si dice in Spagna, il tiro per la culata, cioè hanno fecondato qualcuna di queste creature per errore, per desiderio, visto che sono dei pervertiti, pazzi questa razza. E sono usciti questi RH negativi, questi divergenti, e non solo RH negativi, perché non penso che solo la razza speciale tra gli umani sia l'RH negativo, se non che penso che saltino fuori da questa piscina genetica degli errori, proprio perché nella piscina genetica abbiamo anche DNA degli antichi, tra cui loro, tra cui dei popoli del mare, dei sauromadi, dei tauri che ci hanno conquistato e clonato. Quindi, diventando adesso un problema che si sta moltiplicando per loro, è per quello che nell'agenda mondiale ogni tot anni si prevede un refresh, una pulizia. Adesso, perché noi non vediamo dove sono questi, non vediamo l'albero, non vediamo niente? Perché è protetto da un campo magnetico, il centro della Terra, e non possiamo vederlo. E ricordate come si diceva nell'Atlantide, che erano protetti da un'energia, non un campo energetico che li faceva diventare invisibili, no? Quindi vediamo adesso l'applicazione di questo toroide sulla Terra per come la immaginiamo noi. E quindi vediamo che Saturno, scusatemi, la Polaris è nel centro, fissa. Sole e Luna girano nel nostro canale toroide, all'interno di questo campo energetico. Qui tutte sparse, il disegno della costellazione, il firmamento che ci gira attorno. E noi siamo in una specie di canale, un tunnel chiuso, un toroide formato dall'energia toroidale, dal campo toroidale, che ci isola dall'esterno e dal centro. D'accordo? Questa è una cosa che ho sempre pensato. Quindi siamo come protetti da diversi campi, ma la cosa più importante è che avevamo escluso che il toroide avesse questa forma da donut, no? Da ciambella, cioè non è una cupola. L'interno ha un altro campo energetico, o nullo, voglio dire, non è lo stesso, è separato da energia il centro, da un campo energetico. Quindi non vediamo la rubis nigre e l'albero della vita. E come? Beh, parliamo sempre di argento liquido o mercurio, il materiale dei Vimana. E dovete sapere che sono stati fabbricati in laboratorio dei materiali, o almeno probabilmente un'altra tecnologia antica riproposta adesso per dare spiegazione a diverse cose. Beh, sono stati scoperti materiali che hanno alto contenuto d'argento, con un'altissima capacità riflettente, e che, collocati nell'ambiente, ti creano questo. La luce ti passa attraverso e riflette quello che ha di fronte, dietro, ovunque, creando un'illusione, nascondendo l'oggetto che copre. E se questa tecnologia adesso ce la vendono a noi, non ho capito perché una razza che ci ha resettato non potrebbe usarla per nascondere nel campo magnetico toroidale la sua Tomorrowland. E noi nascosti nel Snowpiercer o nell'Uroboro. Interessante teoria, secondo me è da pensare, perché e se no questo toroide non può convenire a volte, altre volte no, il toroide c'è. E per quello, secondo me, noi non vediamo la rubis nigra.
Spero vi sia piaciuta la puntata, ragazzi. Io devo organizzare un po' il lavoro perché ne ho tantissimi, ne ho tanti progetti aperti. E arriverò molto presto con un casino di video che dobbiamo iniziare un po' a mettere i puntini sulle i, e alcuni censurabili che solo devo tradurre diversi testi di dottori, medici e esperti nella salute. E quindi ci vuole tempo. Va bene? Un abbraccio, ragazzi, grazie per supportare il canale, grazie per esserci, grazie per darmi diversi stimoli per studiare, input e materiale. Siamo una grande onda, a cavallo di quest'onda, sballottato dalla sponda a sponda. Mai quest'onda mai mi affonderà, gli squali non mi avranno mai. Ciao.